Passi, semplici piccoli passi, piccoli, grandi, rumorosi passi, segnano un tempo, un ritmo, un'armonia, come quella che c'era tra noi, oppure la distanza. Il buio, il silenzio. Immagino un viaggio parallelo tra la locomotiva che mi ha portato ad Auschwitz ed io che spingo la sedia a rotelle di mio fratello. Chissà cosa pensi, chissà se ci pensi. Chissà com'è stare fermi e vedersi scorrere un pannello di tutto ciò che è la realtà, la tua realtà, che io non potrò mai afferrare. A volte penso che avrei voluto essere io al tuo posto, da piccola a mamma lo dicevo. Mamma, perché non facciamo a turno? Voglio provare anch'io. Poi, poi mi sono resa conto che non era una cosa da provare. Era soltanto voglia di aiutare, in qualche modo, di essere te. Si è fatto giorno, ho aperto gli occhi, sono stato svegliato, sono stato preso dal letto, sono stato lavato, sono stato vestito, mi hanno messo qui, sulla mia sedia. La seduta è sì, comoda, ma tra l'essere seduto o no, penso che non ci sia tanto da riflettere sulla scelta. Sono uscito di casa. Lei mi ha aperto la porta. Lei mi ha fatto fare il gradino. Mi sono accorto che per l'ennesima volta l'espressione di mia sorella si è modificata. Forse a causa di quegli sguardi di commiserazione che, al di là dell'età che hanno, i passanti mi rivolgono puntuali. Come fossero treni che si spostano da punto a punto. I loro passi fanno rumore, loro hanno una postura eretta, loro hanno un'ombra longilinea, che io osservo quasi come fosse uno spettacolo. Forse perché fin da piccolo sono stato abituato a vedere la mia ombra come un insieme di limitazioni e di ruote, qualcosa di disgustoso insomma. Mani che si trasformavano in animali e draghi. Mio fratello e la sua sedia a rotelle, nell'infanzia li ho sempre disegnati distinti e separati tra loro. L'aspetto che avevano insieme non mi piaceva. Ma io poi l'avevo accettato. E anche mamma l'aveva accettato dopo un po'. Chissà se lui lo aveva accettato. Molto spesso si parla di accettazione. Chissà cosa prova a stare in quella condizione, poverino. Chissà cosa hanno pensato che provassi io in quel contesto perché proprio io perché proprio a me nel confronto con gli altri e nel silenzio della mia notte subentra la rabbia e pensi che la vita che la vita sia fuori che la vita sia degna di essere vissuta e così definita solo quando ci si regge su tuoi piedi e la si vede da quella prospettiva non da seduti, a maggior ragione, non poggiando il proprio sedere su di una sedia. Se per un solo istante avessero capito che quella che poteva apparire come la più grande sofferenza che l'umanità avesse mai provato, per me era in realtà liberazione e una ragione per cui essere assurdamente felice. Ero felice. Una bella casa, spaziosa. Stavamo bene. La felicità, in fondo, per me era questo, lo stare uniti. Era bella la nostra casa. E anche lui era felice. Se questa era la felicità, io la felicità. La collego sempre a questo, allo stare insieme. A noi, a Lui. E pensare che io invece la felicità la collego a tutt'altro che a questo. La collego all'essere liberi, alla quotidianità e a tutto quello che per qualunque individuo è solo normale, semplicemente normale. Ma è inutile pensarci ormai. Che avrebbe potuto immaginare? Che gli storpi come me e i bambini, non potendo lavorare, sarebbero stati i primi ad essere eliminati dai nazisti, senza nemmeno arrivare al campo di concentramento. Per ottenere la morte, non, non ho dovuto assumere una sostanza, né compiere gesti estremi. Adesso i, i miei genitori soffriranno con me, e non per me. Sarà meno evidente. Per la prima volta, finalmente. Ultimamente erano tutti strani. Quasi mi volessero nascondere qualcosa. Volevo sapere a tutti i costi cosa stava succedendo. In tutti questi anni l'ho sempre chiamata Lucciola. Infatti lei era l'unico spiraglio nel buio delle mie giornate. Con lei mi sentivo protetto. Mi rendeva sicuro l'idea di avere lei alle mie spalle. Lei era le mie ali, era le mie gambe. La mia fine era segnata e quel disgusto per la vita sarebbe diventato attaccamento viscerale alla vita. Io volevo saperlo. Allora fermai la carrozzina e mi avvicinai lentamente. Ero arrabbiata, triste, un vortice di emozioni. Tremavo. Dimmelo chiaramente. Che sta succedendo qui? Vedi. Non è necessario che tu lo sappia. Io... Io voglio proteggerti. Devi capire che domani io e te potremo ragionare come persone distinte. Separate. Separate? Li chiamano... Li chiamano... Campi di concentramento. Non penso che io ci arriverò. Piangevo. Pensavo in silenzio. Per la prima volta, forse per la prima volta, la sentii lontana da me. Eravamo distanti. Eravamo distanti. Passi, passi. Passi. Ti lascio il limite, un muro alto e presente, affinché con tutte le tue forze tu possa abbatterlo e guardare oltre, molto più lontano degli altri. Ti lascio la mia disabilità, per me ancora e zattera, affinché tu possa guardare il mondo della sensibilità e farlo tuo. Ti lascio la precarietà della malattia opposta alla staticità del ricordo, che è e deve essere presente e vivo.